Siamo qua al fake doc, dominazione di origine incontrollata. In questi anni mi sono soffermata più volte quando leggo certe notizie che mi lasciano perplessa, specialmente quando riguarda il cibo, e quindi è il mio settore, l'agroalimentare. Una fake news sul settore agroalimentare crea un sacco di conseguenze. Io mi sono concentrato più sull'impatto che una notizia sbagliata o completamente errata crea. Sposta capitali, sposta comportamenti e in alcuni casi possono essere addirittura pericolosi se guardiamo la salute. Per cui noi siamo partiti da questo punto. Questa è l'era delle fake news. Noi abbiamo formato governi sulle fake news e quindi di conseguenza ci sembrava l'argomento più puntuale che potessimo trattare quest'anno. Quello che cercheremo di fare stasera è cercare di fare luce su tutti questi fenomeni, così da avere insomma, una vita diversa, no? Le fake news sono le nemiche principali in questa fase storica del giornalismo, perché la fake news viene messa in giro artatamente in modo falso, perché deve raggiungere obiettivi che sono diversi da quelli che sono sempre stati gli obiettivi del giornalismo, che è la ricerca sostanziale della verità e raccontare la verità dei fatti. Diciamo che non è tanto la falsità, alle volte è l'allarmismo ingiustificato che può creare dei seri danni al settore ortofrutticolo. Ricordo il caso famoso della E. coli enteroemorragica. Inizialmente si pensò che fosse derivante dal cetriolo di produzione spagnola. Ciò condusse veramente al fallimento di un intero settore, con imprese che si trovarono in grossissima difficoltà e quasi sull'orlo del fallimento. Purtroppo poi la causa non era quella. Quindi diciamo che non è tanto il falso, è più che altro la fretta di voler fare notizia che può veramente condurre a degli effetti nefasti. Perché quando si vanno a toccare economie, famiglie e produzioni e quindi poi probabilmente anche la salute dei consumatori, bisogna stare molto attenti a come si danno le notizie. Ci sono appunto queste derive emotive e contro le quali noi cerchiamo di fornire informazioni corrette, scientificamente fondate. Adesso è di moda il crudismo. In realtà la conquista del fuoco e la cottura del cibo per l'umanità è stato un notevolissimo passo in avanti, sia per rendere più digeribile, più assimilabile un certo tipo di cibo, sia dal punto di vista igienico-sanitario. Perché questo ritorno indietro non ha una base razionale. Una ondata emotiva che ha presa magari sul pubblico. Per contro poi si demonizzano alcune cose che in realtà non sono assolutamente pericolose. Un caso emblematico è quello dell'olio di palma, è stato demonizzato in tutti i modi possibili e immaginabili quando dal punto di vista medico-sanitario non presenta rischi superiori al normale burro. Per esempio abbiamo a che fare con una notizia data a cuor leggero, è difficile che si faccia rete per difendere il nostro lavoro. Il sistema italiano è forse uno di quelli che ha i maggiori elementi per poter mettere il consumatore nella certezza della verificabilità. A parte gli organi ministeriali, noi abbiamo un capillare servizio fitosanitario che è in grado magari di smentire sul nascere allarmismi ingiustificati. Siamo un sistema molto tracciato, molto rintracciabile. Tutti i nostri grandi distributori lavorano nella piena consapevolezza dell'origine del prodotto e delle fasi successive di lavorazione. E poi manca un sistema che ci aiuti a capire quali notizie sono corrette e quali non lo sono. Quelle del fake food o comunque delle fake news nell'ambito gastronomico sono uno degli ambiti in cui abbiamo trovato bufale da più tempo e molto spesso, perché sono argomenti appunto molto, molto apprezzati. Internet è uno
uno strumento formidabile di diffusione delle notizie, ma anche di verifica delle notizie. Di solito ci vengono segnalate, andiamo a vedere di cosa si tratta e appunto con i nostri fantastici mezzi, che in realtà sono Google e un pochino di conoscenza dello strumento internet, riusciamo appunto a controllare la veridicità delle notizie. La differenza tra fake news e fictional news è molto importante. Il motivo per cui siamo qui praticamente è che puntualmente ogni anno qualcuno ci prende per veri, da Italia Oggi alla Repubblica, e questo dà l'idea di quanto la fake news sia penetrata e di quanto sia invisibile su un social come Facebook o altri social che rendono tutte le notizie molto simili, molto uguali. La tecnologia che noi stiamo usando per l'implementazione del nostro prodotto è proprio la blockchain. La blockchain è l'internet della fiducia, così viene definito. Il concetto di fiducia è agli antipodi delle fake news, quindi una comunità che si è basata sulla fiducia è una comunità che riconosce le notizie false e riesce a prendere delle decisioni sulla base di fatti reali e veri. Questa tecnologia consente alle comunità di distribuire al loro interno pacchetti di informazioni. Questo può essere una tecnologia abilitante che può aiutare anche e soprattutto nella filiera del cibo, proprio per identificare al meglio la provenienza dei prodotti dalla coltivazione fino alla tavola, quindi fino al consumatore finale, in maniera assolutamente certificabile. Questa filiera deve essere, come dice Giuseppe Savino del format agricolo di WhatsApp, deve essere una filiera colta e pertanto tutto quello che dobbiamo condividere dobbiamo essere certi che sia vero e certificato.